L'impegno nostro è quello di cambiare questa città profondamente e per fare questo crediamo che la cosa più seria che si può fare è chiedere a tanti cittadini, tante donne, tanti uomini che hanno voglia, che hanno loro idee, che hanno le loro esperienze da portare, di darsi da fare, di impegnarsi anziché indignarsi, anziché protestare, ma mettersi in gioco e farlo nel modo più nobile che esiste, quello di candidarsi e fare in modo che da questa partecipazione possano nascere nuove amministratori. Io ho fatto questo appello, le cose cambiano se sono gli uomini che le fanno cambiare e in questo senso è nata questa lista civica e vorremmo proprio arricchire quella che è la progettualità e la partecipazione della città con anche persone che non hanno una loro chiara connotazione politica o uno schieramento ideologico, anzi io non ho chiesto alle persone che fanno parte della lista civica Carloni Sindaco che cosa votassero alle politiche o alle europee, ma che cosa volessero fare per Fano, cioè qual è la sfida vera che noi abbiamo di fronte, far ripartire questa città, farlo con passione, con spirito di servizio e soprattutto amando la città. La nostra lista siamo 8 donne e 16 uomini, tutti provenienti diciamo anche da settori lavorativi differenti, interessi diversi e competenze differenti. Nessuno di noi, o perlomeno la maggior parte di noi, non ha mai fatto politica. Abbiamo deciso di appoggiare questa candidatura di Mirko per dare un po' una svolta a questa città, essere finalmente diciamo, protagonisti di quello che sarà Fano nel futuro, sperando di ognuno con le proprie competenze poter dire la sua per cercare di ribaltare questa città. Tutti noi candidati sicuramente abbiamo delle competenze, ognuno differenti, quindi ognuno diciamo, nel suo piccolo può dire la sua. Mi impegno ad aiutare una persona che secondo me ha delle idee giuste e anche buone e per cercare di smuovere questa apatia fanese e far diventare Fano un centro un pochino più interessante. Questo senso. Ho scelto Mirko perché secondo me, a parte l'età molto giovane, io credo molto nei giovani, mi piace questo modo coraggioso di affrontare la situazione, no? Si butta allo sbaraglio, magari sfascia, poi rifà, però questo è segno di cambiamenti e chi volta pagina e intraprende un'altra strada, per me l'ho fatto anch'io nella mia vita diverse volte.